La tutta misericordiosa. Storia delle apparizioni della Madonna Pelvoisin. Continuazione del commento alla nona apparizione. Ora è la Madonna che guarda tutto attorno nella stanza di Estelle. Pensiamo però che in questo caso lo sguardo di Maria abbia tutt'altro significato o significati. Uno di questi significati potrebbe essere desunto ricorrendo alla scena della prima apparizione, in cui Satana precede la Madonna e quando questa arriva se lo trova ai piedi del letto di Estelle. E nelle altre tre seguenti visite Satana c'è, ma ogni volta sempre più lontano. Allora possiamo domandarci se per caso quello sguardo di Maria tutto attorno alla stanza di Estelle non sia una specie di perlustrazione per scovare eventualmente il nemico che potrebbe spaventare ancora Estelle. Lo sguardo materno che vuole assicurarsi che non ci siano pericoli in giro per i suoi figli. Vigilanza materna, appunto. A questo significato, forse il meno importante, se ne possono aggiungere anche altri di maggiore ampiezza e indicherebbe tra questi uno la regalità universale di Maria. Prima di rivolgersi ad Estelle, la Madonna fa come passeggiare il suo sguardo tutto intorno in ciascun punto dell'orizzonte. Ai teologi che domandavano ad Estelle quale fosse il significato di quel gesto, lei rispose: «La Madonna indica che tutto è suo, che lei guarda tutto ciò come suo possesso, uno sguardo di sovrana che abbraccia l'estensione del cosmo». Quindi viene confermata quella regalità mariana universale del cielo e della terra come si esprime la Chiesa nei suoi riguardi. È una sovranità non fine a se stessa o per la persona di Maria, ma è una sovranità sul piano della natura e della grazia al servizio della sua maternità, nei riguardi dei suoi figli, discepoli e fratelli di suo figlio. Tutto allora è suo dominio ed è là dove esercita la sua misericordia amorosa e le sue attenzioni materne. Quel suo potere le proviene dal fatto dall'essere lei non solo stata, ma l'essere ancora e sempre la Madre di Dio. Potere che esercita in comunione con Gesù, Re dell'universo, su tutto il mondo, su tutta la Chiesa, su ogni membro del corpo mistico di Cristo. Essendo stato vinto il principe di questo mondo,
il mondo ora è passato sotto il dominio di Cristo e di Maria, avendo ella collaborato attivamente a quella vittoria. E naturalmente si possono chiamare suo dominio in particolare tutti quei luoghi dove lei manifesta in modo più evidente la sua potenza, la sua bontà, la sua misericordia. Ancora una volta pensiamo sia attinente ricordare ciò che la madre del verissimo e unico Dio manifestò a Guadalupe al beato Juan Diego, che lei graziosamente insisteva a chiamarlo col diminutivo di Dieghito e come il più piccolo dei suoi figli, cioè il più coccolato, benché fosse adulto. Ed è proprio in questa apparizione in cui lei si presenta come la vostra madre misericordiosa. Ma risentiamo le sue parole che ci trasmise il più piccolo dei suoi figli. Disse: desidero ardentemente che in questo luogo venga costruita la mia piccola casa sacra, mi venga eretto un tempio in cui mostrare Dio, darlo alle genti attraverso il mio amore, la mia compassione, il mio aiuto, la mia protezione, perché in verità io sono la vostra madre misericordiosa, tua e di tutti quelli che mi amano, mi invocano, mi cercano e ripongono in me tutta la loro fiducia. Qui ascolterò il vostro pianto e i vostri lamenti. Mi prenderò a cuore e curerò tutte le vostre numerose pene, le vostre miserie, i vostri dolori, per porvi rimedio. E perché si possa realizzare quanto il mio amore misericordioso desidera, recati al palazzo del Vescovo e digli, eccetera. Quindi, già dal 1531, la Madre del Cielo, la Regina del Cielo e della Terra, si presentava già come la Misericordiosa, la Madre Misericordiosa, che vuole prendersi a cuore e curare le nostre numerose pene, le nostre miserie, i nostri dolori. Dopo aver riascoltato queste parole, allora ci viene quasi da pensare che quando la Madonna appare a Pelvoisin, guardando tutto intorno, lo faccia per scoprire, per trovare le pene, le miserie, i dolori dei suoi figli, soprattutto quelli più intimi, quelli nascosti negli angoli, nelle pieghe del nostro cuore, del nostro spirito, per addolcirli, per guarirli, o comunque per porvi rimedio, proprio come una madre che non aspetta di sentire dai figli le loro necessità, ma le scopre immediatamente lei stessa con il suo sguardo maternamente scrutatore.
così, dopo lo sguardo circolare e silenzioso, la Madonna risponde alla domanda che Estelle non aveva formulato, ma da tempo covava nel suo cuore. Ecco che cosa aveva scoperto con quel suo sguardo scrutatore. Subito, da Estelle la spiegazione non richiesta ad alta voce del perché lei non fosse venuta a farle visita il 15 di agosto. Le dice che la colpa non è di lei, Maria, ma di Estelle. E senza tante introduzioni o precisazioni le dice: «Ti sei privata da sola della mia visita il 15 agosto». E segue immediatamente il motivo, senza attendere inutili perché o che cosa ho fatto di Estelle. «Non eri abbastanza calma». Ecco il motivo. Come educatrice, la Madonna è chiara e non disdegna la punizione. E sì che Estelle lo sapeva. Era già stata punita per questo un'altra volta. Ed ecco che ha ripetuto lo stesso sbaglio. Il suo cuore era agitato e la Madonna non vuole. E allora non viene. Si vede proprio che lei tiene in grande considerazione la pace del cuore, a tal punto da privare della sua visita Estelle che il 15 agosto non ce l'aveva. Infatti, il tumulto interiore coltivato nello spirito e non controllato conduce alla insubordinazione e alla disobbedienza. La Vergine Santa faceva infatti allusione ad uno stato d'animo ben preciso, descrittoci da Estelle stessa nella sua autobiografia. Sentiamolo. «Il 15 agosto ero delusa, credevo di vederla, ero molto triste. A partire dal 15 non avevo più pazienza». Mi tormentavo, non potevo più pregare senza essere assalita dal cattivo pensiero di uscire dal castello e avevo il desiderio di andare a Pelvoisin la notte. In breve, per fortuna non mi sono mossa, essendo tutta agitata interiormente. Il venerdì 8 settembre sono andata nella mia stanza sperando di rivedere la buona madre, ma non la vidi. Confidai al parroco tutto il mio tormento della notte precedente e aggiunsi che non ero calma perché avevo desiderio troppo grande di vedere questa madre e volevo sapere ciò che lei voleva da me. Mi disse delle tentazioni. Vi proibisco di venire a Pelvoisin la notte. Volete compromettere la gloria della Santa Vergine? Mi ha fatto soffrire, ma l'ho capito e mi sono rassegnata facilmente. E così alla sera ho potuto pregare e dormire tranquillamente. Effettivamente la Madonna aveva ragione, come sempre. Il desiderio non controllato portava Estelle all'imprudenza di uscire di notte dal castello per andare nella sua stanza Pelvoisin, nella speranza di vedere la Vergine. Camminare da sola per 3 chilometri in piena notte c'era da mettere a rischio la sua reputazione e perciò di compromettere la gloria di Maria. In questo contesto,
comprendiamo meglio il motivo del rimprovero della Madonna. E come tutte le mamme, quando devono rimproverare, vanno a finire sul carattere e da chi l'ha preso, naturalmente dal padre. Ma la Madonna se la prende con il carattere tipico dei francesi, che hanno la tendenza a bruciare le tappe. Hanno uno spirito vivace, ma non sempre disciplinato, per cui cadono spesso nella precipitazione. Occorre imparare la disciplina per rispettare le tappe. E conclude: sarei venuta ancora ieri. Ne sei stata privata. Aspettavo da te questo atto di sottomissione e di obbedienza. Da queste parole Estelle capì molto chiaramente che si stava giocando la vita di intimità con Maria e le sue visite. Per questo confessa nelle sue memorie che se non avesse obbedito non l'avrebbe vista più. Non c'è che dire. Quando lei parla bisogna prenderla sul serio. Niente capricci allora. Nella sua opera di educatrice sembra che non ci siano santi che la facciano recedere dalle sue decisioni, forse neppure suo figlio. E no, perché i figli devono imparare ad obbedire, e subito. Lei infatti ha sempre preso la vita, la sua missione e i rapporti con serietà e impegno. È logico che i suoi figli le devono assomigliare e fare altrettanto. La Madonna dà ragione al confessore di Estelle. Avendo Estelle obbedito a lui, ha potuto calmarsi, rappacificare il suo spirito, e così la Madonna è potuta venire. Attendevo da te la sottomissione e l'obbedienza. E su questo la Madonna non accetta compromessi o pressapochismi. Del resto nel Vangelo Gesù esige dai suoi discepoli il santo abbandono alla voce di Dio e alla impenetrabilità talvolta sconcertante della sua condotta verso di noi. Dopo questo richiamo personale, la Madonna passa alla comunicazione di un messaggio di portata universale. È espresso in forma lapidaria, terribilmente concentrata, densissima. Da molto tempo, dice, i tesori di mio figlio sono aperti, che preghino. E mentre pronuncia queste parole, la Madonna solleva un piccolo lembo di lana bianca che portava sul petto e mostra un cuore rosso. Tenendo presenti le parole della Vergine che commentano quel gesto, i tesori di mio figlio, allora quel cuore è l'effigie vivente del cuore del figlio. Estelle stessa lo capisce all'istante. Pensai subito che si trattava di uno scapolare del Sacro Cuore.
E questo un altro punto culminante della rivelazione di Maria dopo quella di tutta misericordiosa. Estelle, come succede spesso ai veggenti, al di là delle parole esplicite, sempre pochissime, comprende il senso dei gesti e delle parole di Maria per illuminazione interiore. Rivela in seguito a padre Hugo: «Ho compreso che con quelle parole la Santa Vergine faceva allusione alle grazie che ci vengono attraverso i sacramenti e soprattutto dall'Eucarestia». Continua la veggente, ma mentre Maria solleva il pezzo di lana sul suo petto, io ho visto il cuore di Nostro Signore, tutto rosso, infiammato e come se fosse vivo. Dal mezzo della fiamma usciva una croce. Scorsi nel cuore una piaga aperta dalla quale zampillava sangue e acqua. In cima una corona di spine. E la Madonna che legge nel cuore di Estelle la previene: «Io amo molto questa devozione», cioè la devozione al Sacro Cuore di Gesù, e poi aggiunge: «È qui che sarò onorata». Estelle a padre Hugo nel 1926 dice che, riferendosi a quest'ultima espressione della Vergine, che compresi a Pelvoisin ed ero stupefatta. Certamente dopo 50 anni Estelle ha potuto riflettere sui gesti e le parole di Maria. E tuttavia, oltre questa interpretazione di Estelle, pensiamo di scendere ancora più profondamente nel significato di quelle parole: «È qui che sarò onorata». Qui dove? Certamente il senso primo, immediato, porta a pensare a Pelvoisin, dove verrà fisso l'ex voto. Infatti a Pelvoisin sorgerà poi un centro di culto mariano, dove si farà conoscere e amare la Vergine con il titolo di «Tutta misericordiosa». Tuttavia, pensiamo che al di là del luogo fisico, geografico, la Madonna intendesse riferirsi al suo proprio cuore di madre di Gesù. Allora lei dice che è proprio nel cuore sacratissimo di Gesù che sarà onorata, amata, riconosciuta, trovata. Lei è come venisse trovata e accolta nel cuore del Figlio. E a partire dall'amore del Figlio verso di lei che si comprende la sua persona e la sua missione. Senza il Figlio lei non sarebbe nulla. Allora, con questa espressione, Maria ci invita a non separarla mai dal Figlio, a non vivere due devozioni separate, perché la vera devozione mariana consiste nel conoscere e amare la Vergine nei suoi rapporti d'amore con il Figlio, con il suo cuore crocefisso di Redentore. Qui a Pelvoisin la Madonna richiama anche la sua apparizione alla Salette,
dove apparve con il crocefisso vivo, palpitante sul suo petto. Sì, perché anche lei è stata crocifissa con lui. E non possiamo, non dobbiamo dimenticarlo. Lo scapolare del Sacro Cuore sul suo cuore è il segno della comunione costante che esiste tra lei e il Figlio. La Madonna in questa apparizione approfondisce il significato di quelle grazie che fuoriescono dalle sue mani come pioggia. Sono i tesori di suo Figlio, sempre a nostra disposizione. Proprio come lei che attinge a piene mani, vuole che lo facciamo anche noi. E come? Innanzitutto con la preghiera, perché la preghiera stimola il desiderio e la ricerca di questi tesori, e poiché la preghiera è comunione di fede e di amore. E poi, per quei tesori provenienti dal cuore del Figlio, anche lei aveva partecipato per ottenerli, partecipando con la sua compassione di madre allo stesso sacrificio. Meglio ancora, lei stessa fa parte di questi tesori. Lei è il fiore più bello sbocciato dal cuore di Dio, perché lei stessa fu ed è un dono di Cristo e dei più preziosi, per i suoi discepoli, per tutta la Chiesa. Al dono della croce e dello Spirito, della grazia e dei sacramenti, al dono dell'Eucarestia, mancava ancora per la sua Chiesa, per ciascuno dei suoi discepoli, il dono di una madre che, avendoli generati nell'ordine della grazia, venisse loro continuamente in aiuto con la sua preghiera e li educasse, li facesse crescere, affinché il Cristo formato in essi giungesse alla sua statura piena e totale. La tutta misericordiosa storia delle apparizioni della Madonna Pelvoisin.